In Alto Adige l'incidenza di neoplasie colon-rettale è pari a 320 nuovi casi all'anno, circa 71 casi ogni 100.000 uomini e 58 casi ogni 100.000 donne. Si tratta di tumori che nella provincia di Bolzano sono ormai al primo posto come frequenza e rappresentano una delle principali cause di morte tra coloro che hanno più di 55 anni. Proprio per cercare di prevenire questa malattia, l'azienda sanitaria dell'Alto Adige, nel dicembre 2012, ha promosso lo screening gratuito del colon retto, invitando tutte le persone tra i 50 e i 69 anni di età residenti in provincia di Bolzano ad eseguire il test. Dei 66.000 altoatesini invitati nell'arco del 2013, quasi 30.000 hanno aderito all'iniziativa ed il 6,3% di essi è risultato positivo al test. In 145 casi, è stato possibile individuare un tumore del colon retto in fase iniziale e quindi garantire ai pazienti un'altissima probabilità di totale guarigione. È un esame endoscopico che viene fatto in via ambulatoriale, è un esame che noi facciamo offrendo al paziente anche una sedazione perché potrebbe essere anche mal tollerato, dipende un pochino dall'anatomia del colon, da tanti fattori, però lo facciamo in quasi tutti i pazienti in sedazione, quindi è un esame che alla fine viene ben tollerato dal paziente. E se durante la colonoscopia si riscontra un polipo, questo viene asportato completamente e questa potrebbe essere già la terapia definitiva per il paziente. Anche quando si trovano delle lesioni, dei polipi cosiddetti avanzati, il più delle volte la colonoscopia e la polipectomia è già la terapia definitiva per il paziente. E poi ci sono dei casi in cui comunque bisogna inviare il paziente alla chirurgia, però diciamo che l'aspetto positivo delle neoplasie riscontrate in corso di screening è che la maggior parte di queste sono riscontrate in una fase precoce e quindi sono curabili in un'altissima percentuale dei casi. L'attività di promozione e sensibilizzazione avviata dall'azienda sanitaria altoatesina proseguirà anche nei prossimi mesi. A fine anno si concluderà la prima fase di inviti, mentre tra il 2015 e il 2016 partirà la seconda, nella quale verranno coinvolte nuovamente nel programma di prevenzione tutte le 100.000 persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni residenti in Alto Adige. Un test che, come visto dai risultati, se compiuto in tempo, può salvare la vita.